Hola piloti, eccoci qua, come vi avevo promesso siamo al mare, siamo alla Playa de Portezuelo, qui è consentito volare tramite Enair, tramite la giusta applicazione spagnola e ora ci addobbiamo a volare. Guardate dove andrò a volare, vedete laggiù? C'è una roccia con due buchi, la vedete? Eccola là. Voleremo lì, quella ha un nome, poi lo metterò nella descrizione. Qui, guardate che meraviglia, è tutto, non ci sono bagnanti, quindi non c'è un'aggregazione di massa. Mi rimetto qua davanti. Pronti con il volare? Questo sarà uno dei primi voli che effettuerò. Si parte, senza esitare. Allora, il drone ha acquisito tutti
i satelliti e si può già cominciare a volare con le dovute motori armati. Vediamo un po' se la cinepresa lo sta riprendendo. Perfetto, andiamo indietro. Vedete? Dove sono? Sulla spiaggia, non c'è nessuno. Playa de Portizuelo. Ci alziamo un pochino e andiamo a riprendere questa meraviglia naturale. Qui c'è una playa praticamente molto più appartata. Oggi è seminuvoloso, però insomma siamo in un posto incantevole. Ho dovuto fare tutta una ricerca per cercare le spiagge che non fossero negate al sorvolo dei droni. Purtroppo in Asturia sulle coste la maggior parte è zona gialla, per non parlare poi delle zone rosse. E niente, ho cercato di vedere un po' e questa è una delle zone bianche dove si può volare, è una delle due o tre spiagge dove si può effettivamente volare. Ora andiamo su questo lato e vediamo un po'. 94% di batteria, ecco qua. Volevo farvi vedere questa cosa, questo monumento naturale, eccolo qua. Volevo farci uno orbit. Siamo in modalità normale. Guardate che meraviglia. Avviciniamoci mentre facciamo l'orbit. Purtroppo non è una giornata molto assolata, anzi è più nuvoloso che altro. Ecco qua, ragazzi, è una meraviglia della meraviglia. Sarei tentato di passare lì dentro, ma non mi va, perché io di rischiare, purtroppo ho già rischiato anche troppo e quindi ho paura poi che alla fine, ecco. Poi c'è tante varianti nel mare, poi c'è ecco qua, mi limito a passare di qui, abbassiamo un po', alziamoci un pochino, diciamo una ventina di metri. Voglio riprendere anche questo facendo lo zoom. Faccio un orbit anche su questo. Perfetto. Ottantasei% di batteria, 21 metri di altezza. Vedete, non ci sono aggregazioni di persone, quindi oltre a essere una zona consentita, perché di solito non sono consentite qui le spiagge per via della protezione degli animali, degli uccelli acquatici, tutte quelle cose lì, e qui invece ho individuato una porzione di costa dove praticamente il volo è libero e indipendente. Allora mi faccio una bella giravolta anche qua. Stupendo. Mi abbasso un pochettino.
Ora sono nel zoom. Ecco, vedete, nei buchi non ci posso passare perché tutte le onde si frastagliano e vanno a coprire tutta la buca, quindi ho fatto bene a non andare attraverso quei due buchi principali. Andiamo a allontanare un pochino, se no. Ecco, eccolo qua, vedete? Qui c'era una costa, ci siamo alzati. Abbassiamo un po' il gimbal. Abbassiamolo ancora. Ecco qua. No, ho avuto paura perché c'era la roccia vicina di quel monumento lì. Ecco. Ora ci alziamo, 79% di batteria. Andiamo a vedere, c'è un'altra costa qua. Sono tutte scoperte impressionanti. Vedete? L'importante è andare a vedere proprio la costa in sé per sé. Eccola qua. Guardate che meraviglia, vedete il verde che arriva sulla spiaggia? Il verde, questa è la meraviglia della costa, delle coste dell'Asturie, perché qua c'è il verde che arriva sulle coste e questo è spettacolare, spettacolare, vedete ci sono tante spiagge e non c'è una persona oggi, quindi è perfetto per poterci sorvolare sopra. Allora, ora levo lo zoom. Mi alzo, ecco, ho perso il segnale perché sono andato troppo dietro. Ora lui si alza e torna da me. Perfetto, abbiamo un RTH perfetto. Ecco che si alza e torna da me, guardate meraviglia, ho già preso il segnale, quindi interrompiamo la RTH, guardate che meraviglia qua ragazzi, il verde più assoluto, è uno spettacolo nel vero senso della parola. Alziamo un po', bisogna alzarsi ancora. L'ho fatta apposta perché sennò non vedevo nulla. Andiamo avanti, giriamo e abbassiamo il gimbal. Ora posso tranquillamente andare avanti. Così sono scoperto sulla mia posizione. Ecco qua. Vediamo lo zoom. Vedete perché era troppo certo. Ora ritorniamo. Ritorniamo facendo una rotatoria e semi rotatoria. Guardate lassù, guardate che meraviglia. Sono delle coste qua impressionanti, impressionanti. 67% di batteria. Ora ci possiamo anche abbassare. Possiamo andare anche sull'altro versante. Aspettate un attimo, volevo riprendere un po' anche qua. Poi volevo fare un volo in bassa quota, però quando l'ho davanti in pratica. Ecco, ora metto lo zoom, no? Metto lo zoom e volevo un po' fare un orbit. Ecco, un orbit così. Perfetto. Incredibile. Bellissimo. Bello, 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 bello. Ok. Si è capito che è ok. Ok, ora passiamo il gimbal e andiamo dove sono io. Io sono esattamente, vi faccio vedere la mia posizione. Sono esattamente, andiamo un po' qui, alzo un po' il gimbal, qui dov'è la crocetta, perfetto, io sono lì, vicino a quella scanalatura lì,
Vediamo lo zoom e abbassiamoci. Poi ora volevo andare, anzi mettiamo la modalità sport, alzandoci un pochino, ma lì però perdo il segnale, quindi dovrò affrontare quest'altra punta. Ho paura di perdere il segnale, quindi bisogna alzarsi. GPS Signal Wix. Vediamo un po' se arrivo a queste meravigliose punte senza dare problemi. Una meraviglia dietro l'altra. È veramente una meraviglia dietro l'altra. 54% di batterie, 108 metri di altezza. Ecco, questo che volevo vedere. Con lo zoom però. Questo è quello che... Oh, con lo sport no, bisogna mettere in modalità normale. Quindi fare un orbit con la modalità normale. Guardate che meraviglia. Meraviglia delle meraviglie. Sì, è uno spettacolo. Tutto procede per il meglio, ci sono i segnali. Qui però c'è qualcosa che non torna. Ecco qua. Riprendiamo l'orbit. 50% di batteria. Ok. Perfetto. Ora alziamo il gimbal. Vediamo lo zoom e torniamo verso di me. Vediamo se si riesce a prendere, a inquadrare bene anche questo radiocomando. Ora volevo andare a riprendere un po' questa cosa. Praticamente voglio tornare sulla costa abbassandomi. Voglio vedere se riesco a volare un po' come mi piace a me, vicino all'acqua. No, non lo so, perché... No, praticamente no, devo alzarmi. Ho provato, però devo essere in linea di massima. Linea di massima, ho capito perché. Benissimo. Allora ci riallarghiamo alzandoci. Ok. Andiamo avanti. E proviamo a riabbassarci quando ci siamo un po' allargati. Siamo al 42% di batteria. Ecco. Ora siamo in linea frontale con il segnale della radio. Ecco qua. Mi piace anche così. Perfetto. Andiamo un pochino sul mare, 39% di batteria. Andiamo a fare un volo sul mare, siamo a 8 metri dalla superficie, più o meno. Ecco qua. Bisogna stare attenti perché là ci sono le onde e quindi bisogna stare molto attenti. 7 metri di onde non le vedo poi così, no? Volevo riprendere un po' così.
Stupendo. Noi ci giriamo, sempre guardando l'altezza. Ecco qua. Siamo al 34% di batteria. Dobbiamo stare ben attenti all'altezza, perché se no altrimenti si rischia di fare un patatrac. Siamo a 6 metri dal piano. Ecco qui. Perfetto. 33% di batteria. Ecco qui. Andiamo su questo piano, siamo a 4 metri, 3 metri, alziamoci. Alziamoci un pochino, ecco qua. Bello. Eccolo qui. Alziamo un pochino, 31% di batteria. 7 metri dal piano. Di batteria, 7 metri d'altezza dall'acqua. Ok, ora ci alziamo, belli alzati, mentre ci alziamo ci giriamo. Guardiamo se arriva qualcuno, non arriva nessuno, anche se arriva uguale, non è che mi cambia nulla a me. Poi andiamo avanti, ci alziamo ancora, ventisei, benissimo, facciamo uno zoom così per vedere un po' di verde. Quella è la mia macchina parcheggiata lì, proprio lì in quel punto. Abbiamo fatto un centinaio di metri per raggiungere la spiaggia. Ora giriamo ancora un po'. Ecco fatto. 24% di batteria. Volevo farvi vedere un po' anche il verde sopra di me. Vedete, c'è questo roccione. Infatti se poi abbassiamo si vede dove sono io, faccio vedere subito. Alziamo, ecco, vedete dove sono io? Eccomi qua, ecco lì, proprio lì dove mi trovo adesso nella mia postazione. Ora ci abbassiamo e al 20 suona la batteria, per cui il volo è finito. Poi finalizziamo, intanto recuperiamo il drone. Ok, abbiamo visto dov'è il drone. Vediamo se riusciamo a farlo atterrare. Mettiamo qua, davanti alla telecamera, abbassiamo. Perfetto, atterraggio riuscito. Allora, ora fermiamo la registrazione, spengiamo il drone, andiamo al drone, fermiamo la registrazione dello schermo. Perfetto, registrazione dello schermo fermata. Si può spegnere anche il radiocomando. Ragazzi, avete visto? Avete visto? Uno spettacolo, un volo bellissimo, pieno di sorprese, pieno di scoperte, pieno di tante cose. E io, ragazzi, questi mari, ognuno è meglio dell'altro. Purtroppo la zona è ristretta, però vi prometto che andrò a fare dei video anche su altre
coste, dove però lo dovrò fare da entroterra, e per questo userò l'Air 2S con lo zoom, quello grande. Vi invito ad andare nel mio account YouTube, vedere un attimo tutti i film, tutti i video che ho fatto, sia la prima edizione che la seconda, dei video su Principato delle Asturie. Vi do appuntamento a sabato per l'anticipo del film che avverrà emesso lunedì successivo, e un saluto grande grande da Drone Generation, e il coso, la storia continua con le Asturie. Ciao, a presto.